bentornati perché siete super tecnicamente fantastici. Ovviamente detto questo bellissimo panorama come sempre con un po' di vento che fa volare i miei capelli molto corti. No, a parte gli scherzi, devo intanto salutare ovviamente Claudio la maestra. Aspettate che ne avevo due o tre da salutare così non mi dimentico. Paolo Camanni, Danu Cotis, Claudio la maestra, ecco, ed Emiliano Cortina. Così almeno qua sono arrivati i primi in quattro praticamente, o semi primi. Di conseguenza ho fatto un saluto più generale, super tecnicamente fantastici. Questo video per parlare di cosa? Ma del RAN sharing, delle proprie antenne, gli operatori virtuali, il roaming, insomma tutto quello che è le varie gestioni di operatori, barra, reti, eccetera, che mi avete chiesto in tanti di fare un chiarimento su questo argomento qua. Allora, il RAN sharing, Radio Access Network Sharing, da un termine inglese, non è nient'altro che un accordo tra un operatore è un altro operatore di poter condividere la propria rete mobile anche tra diversi operatori. Quindi non è che RAN sharing, per esempio Iliad ha RAN sharing con Win3, però non è che allo stesso tempo Win3 non possa fare RAN sharing con un altro eventuale operatore. Quindi cioè, non è limitato il numero di operatori diversi su cui si può accedere. Soprattutto è un servizio molto comodo che permette proprio di condividere la propria infrastruttura, proprio la infrastruttura fisica, con un altro operatore fisico. Quindi non stiamo parlando di un operatore virtuale, ma il RAN sharing è qualcosa di fisico, qualcosa di reale. Quindi io condivido la mia struttura con Iliad, quindi Win3 condivide a pari merito le proprie antenne fisiche con Iliad. Quello è il RAN sharing, la possibilità di condividere con un altro operatore fisico che sta preparando le sue antenne, o che non c'ha voglia di prepararle, non lo so, per un po' di anni vuole pagare, vuole spendere dei soldi, usare le tue antenne, e quindi condividere le antenne con un altro operatore. Quindi questa è una tipologia di servizio, il che si differenzia molto dal roaming. Il roaming è solamente una rintracciabilità di un operatore che in quel momento non ha copertura, no? In un punto dove magari appunto c'è un altro operatore che può fare da roaming, quindi da appoggio, quindi ha delle celle limitate, ha le limitazioni alle celle, mentre il RAN sharing non ha limitazioni alle celle, usa proprio l'infrastruttura intera, mentre il roaming è un appoggio in un punto dove un operatore non può arrivare. Quindi sono due cose completamente, poi il roaming ormai va un po' in disuso anche con l'uso del RAN sharing, anche se esiste assolutamente ancora e ne esisterà per un bel po' di tempo, però io penso che in futuro poi sarà sostituito un po' da tutte queste nuove tipologie di tecnologia, anche per condividere le reti, coperture, 5G, insomma è un po' tutto in evoluzione. Però attenzione a non confondere, tanti me lo chiedete, il roaming, che è ben poca roba in confronto al RAN sharing, che è solo un punto d'appoggio dove non copre l'operatore, in confronto al RAN sharing, che invece è una vera e propria infrastruttura completa usata da un altro operatore fisico che sta condividendo la stessa rete di un altro. Poi parliamo anche di operatori virtuali. Questo è un altro argomento molto importante per il RAN sharing, mi pare che sia abbastanza chiaro sia il RAN sharing che il roaming. Siamo abbastanza, c'è un vento che addirittura muove la cama anche un pochino su. Veramente oggi si sta gran caldo, ma aria bella fresca, perché qua in queste zone di lago così ci sono ovviamente queste correnti che sono anche benevole, però il caldo comunque in questi giorni è elevato al di là del vento. Parlavamo appunto di operatori virtuali, operatori fisico. Beh, l'operatore fisico è colui che ha una propria infrastruttura, quindi per dire TIM, Telecom Italia Mobile, ha una propria infrastruttura, le proprie antenne montate lì nelle sue BTS, le usa le sue celle, dà il proprio servizio, la propria infrastruttura, la propria antenna proprietaria ai propri clienti. Quindi operatore fisico, punto, non è un operatore virtuale. Quanti sono? TIM, Vodafone, Win3 e Iliad, che ha già delle proprie antenne e le sta incominciando ad installare, diventerà anche lui poi completamente operatore fisico, staccandosi dall'accordo con Win3, che mi avete chiesto in tanti quanti anni dura. Allora, l'accordo tra Win3 e Iliad dovrebbe essere di anni 10, così tra gli 8 e i 10 anni, però è stato siglato per un periodo molto più ampio rispetto a quello che sinceramente poi probabilmente sarà, perché penso che terminerà prima. Se le antenne di Iliad, che sono al momento 514, quindi siamo ancora all'inizio, bisogna arrivare almeno a 16.000 per avere una copertura importante. Io penso che prima di qualche anno non si potrà arrivare a 16.000, quindi per qualche anno ancora il RAN sharing, intanto le proprie antenne continuano a aumentare, perché poi pensate che da qua a fine anno, da 500 potrebbero essere 2000, quindi l'impennata di installazione di antenne Iliad è in progresso, ogni mese aumentano, quindi poi i 16.000 potrebbero essere raggiunti in 2 anni come in 4, ma anche in 2, 3. Bisogna vedere un attimino come si muovono i lavori, perché non è una cosa semplice, in certe zone poi ti rognano per mettere le antenne, la devi aspettare un po' di più burocrazia, però insomma, siamo vicini alle 600 antenne, quindi ci avviciniamo al migliaio, piano piano il tutto si sta evolvendo in una direzione diciamo giusta.
per non dilungarci troppo, parlavamo appunto degli operatori che hanno una propria rete, quindi l'operatore fisico è quello che ha le antenne ovviamente sue. Mentre l'operatore virtuale, e qui ce ne sono due tipi, c'è cioè l'operatore virtuale MVNO, MVNE e il full MVNO, quindi ce ne sono parecchi. Allora, l'MVNO è il classico operatore virtuale che non ha una propria rete e gestisce dei servizi di telefonia mobile tramite l'appoggio su altro operatore fisico. Quindi io che mi chiamo 4K iTech e posso aprire una società anch'io per vendere e vi faccio la tariffa 4K special, come ve l'avevo detto, siete a posto per sempre, perché vi do tutto illimitato a 5,99 e siamo tutti a posto e non ci sarebbe neanche più gusto, no? Voglio dire, poi a commentare nulla. Posso fare una mia società dove mi appoggio a Team, mi accordo, pago e Team mi invento Team, Vodafone, chiunque, e do un servizio tramite appoggio, quindi sono completamente un operatore virtuale, ovviamente, do un servizio tramite appoggio su una rete esistente fisica e via, e sono un operatore virtuale, quindi io esisto solo col nome, esisto solo con la tariffa da 7, da 8, da 9 euro, con i giga e tutto, ma sono completamente appoggiato, MNO, quindi operatore virtuale puro, classico. Il full MVNO invece è un operatore virtuale che ha anche la possibilità di gestire la SIM. Quindi cosa cambia? Oltre ad avere le funzionalità ovviamente dell'operatore virtuale, quindi appoggiarsi a qualcuno perché non ha una propria rete, può anche emettere la SIM e gestirla. Quindi differenza è questa, che dall'altra parte non c'è la gestione dell'emissione della SIM, da questa parte il full MVNO può gestire anche l'emissione della SIM e tutto quanto. Quindi c'è questa differenza qua. Mentre l'MVNE, quindi Plintron, per intendere, l'enabler di turno è un operatore che può fare sia la gestione delle SIM, sia l'appoggio di rete, basta, e anche l'enabler, quindi prendere un accordo con Wind3 e appoggiare il 4G, 4G Plus, la rete network di Wind3 ad altri operatori virtuali, quindi fare da tramite. Esempio, Plintron, 4K iTech, MVNE, si accorda con Team e fornisce il servizio 4G, chiamiamolo 4G, ad altri operatori virtuali, quindi Rabona viene da me tramite Team, io che sono il tramite, le do il 4G, Noitel viene da me, io tramite Team le do il 4G, quello che fa un po' Plintron, che tramite Vodafone l'ha dato a Noitel che sta arrivando, l'ha dato a Rabona, e quello che fanno Verka, che sono degli enabler, dei grossissimi gruppi, quindi queste sono un'altra tipologia. Oltre ad essere un operatore virtuale, se vuole se stesso e fare il numero, la SIM, quello può fare tutto, e invece poi gestire anche da tramite, eccetera, eccetera. Quindi un operatore è una cosa un po' più completa, una cosa un po' più complessa. Ce ne sono meno, ma viene di enabler, perché sono gruppi molto importanti con milioni di linee attive. Quindi è un mondo un po', come vedete, complicato, ma non troppo. Diciamo, ci sono quelle 4-5 tipologie di cose da sapere che, secondo me, una volta che sono chiare, ci arrivano abbastanza semplicemente in testa, senza problemi. Quindi l'operatore virtuale MNO, ovviamente, che può appoggiarsi a chiunque, l'MVNO invece, scusate, l'operatore virtuale classico, poi l'MVNE, l'Enabler, il Plintron, il Noverka, che invece gestiscono anche da tramite il 4G per altri operatori, sono gruppi ovviamente molto più grandi. Il full MVNO, che è quello che gestisce anche la SIM, oltre ad essere un operatore virtuale, può anche gestire ed emettere la SIM. Il RAN sharing, che non c'entra niente con gli operatori virtuali, ma è solo una diversa operatività tra reti, quindi un operatore fisico che dà un altro operatore fisico la propria struttura in prestito, pagando. Ovviamente l'altro pagherà l'operatore fisico che presta la rete per condividere finché non ha una propria struttura o non la vuole mettere in atto subito. E quello è il RAN sharing, quindi diverse cose. Tutte però all'insegna di una copertura, si spera, migliore. Il futuro, come lo vediamo, beh, il RAN sharing è sicuramente una cosa interessante che rimarrà, anche se non tutti poi la utilizzano, perché va utilizzata proprio in casi dove può servire, in caso di Iliad che è arrivata in Italia, quindi è una cosa più rara, però è un servizio importante, con dei costi molto più elevati, che permette proprio di usare la rete di un altro operatore fisico. Invece gli operatori virtuali ormai ce ne sono tantissimi, soprattutto i semplici, diciamo. Poi ci sono anche molti full, come avete, quelli che gestiscono la SIM, e poi vabbè, gli enabler, che sono quei
più contati, no? Veramente, ma sono dei gruppi grandi che servono più da tramite per potenziare, poi anche dare il 4G, far risparmiare soldi ai piccoli operatori virtuali che non possono permettersi magari certi esborsi. Allora l'Enabler fa da tramite, chiede una percentuale, funziona un po' così, no? E fornisce il servizio agli altri operatori, tipo il 4G, insomma le reti più veloci. Detto questo, la miglior cosa qual è? Avere un operatore fisico con le proprie antenne che ti dà una rete diretta come prima scelta, perché sarete sempre con una copertura più certa. Se siete su un operatore virtuale passerete sempre comunque in secondo piano nei momenti di traffico più elevato, non potrete avere le stesse prestazioni del fisico, si sa. Se siete in RAN sharing, siete in una botte di ferro, perché state usando praticamente la rete proprietaria di un altro operatore alla pari, quindi siete su un operatore fisico, va bene. Se scegliete un Enabler non è male, perché avete scelto un operatore virtuale che è potenziato da un'altra società che comunque le dà il 4G, ma siete sempre sotto un operatore virtuale. Detto questo, vi saluto, vi aspetto alla live e vi dico come sempre che siete super tecnicamente fantastici. Ciao e grazie come sempre a Paolo Guala e da 4K Tech. Ciao, grazie.